Il Conservatorio Superiore di Firenze e il Consumupa collaborano da anni nella specialità di canto. E quali sono, maestro, sono tanti i principali frutti di questa collaborazione? La cosa che sicuramente mi arricchisce è prima di tutto personale, perché l'esperienza in Oviedo è un'esperienza con studenti sempre molto ricchi di possibilità vocali, e quindi per me è uno stimolo a trovare soluzioni, a cercare, a portare un messaggio che io intendo di scuola italiana, perché appunto credo che sia un linguaggio che ci possa accomunare. È molto bello avere questa lingua che ci avvicina abbastanza, per cui parliamo di elementi di tecnica e di fonetica che sono così molto simili e al tempo stesso appunto ci arricchiscono. Penso che sia veramente in questo senso un grande scambio. Io vengo qua con l'idea di dare, ma ricevo anche tantissimo. E ricevo anche tanta umanità, devo dire, questo sì, perché la Spagna comunque è sempre una ricchezza di umana. Per un italiano è sempre un'esperienza importante, perché mi sento un fratello in una terra di fratelli, sì. Insomma. Sì, questo. Un fratello per noi. E come sono organizzati a Firenze gli insegnamenti superiori di canto? Allora, devo dire, dalla riforma che noi abbiamo avuto, il corso di canto si è molto incrementato, è molto cresciuto. Purtroppo non posso dire questo per quello riguarda la pratica strumentale, perché non è così. Ma per il canto è stata una grande crescita, nel senso che i nostri studenti hanno tantissime ore di prassi, tantissime ore di arte scenica, tantissime ore di art song, di melodia, e quindi hanno un'attività che prima il vecchio conservatorio non dava. E Firenze rimane una città che ha sempre una grande scelta, quindi la qualità degli studenti è andata migliorando tantissimo da che noi abbiamo soprattutto il biennio magistrale, che ci porta studenti, ci ha portato studenti veramente da tutto il mondo e di buonissima qualità. È stato un grandissimo vantaggio. Devo dire appunto che c'è tutto l'apparato teorico, ma soprattutto nel master questo diventa molto più leggero e c'è tanta offerta vocale, tanta. Tanti pianisti a disposizione, tanto repertorio e appunto, ripeto, e anche delle opportunità di lavorare scenicamente abbastanza interessanti. Poi, come tutte le istituzioni, se vogliamo vedere appunto cosa non funziona, ce n'è anche lì tanto. Cioè, ovviamente non voglio celebrare Firenze, però diciamo la posizione di Firenze è sempre stata molto vantaggiosa per la geografia e per la storia della città, quindi devo dire che se non so se vuoi farmi una domanda più precisa, insomma. Come ha affrontato il Conservatorio di Firenze il problema del Covid in relazione al canto? Allora, dunque, certo, l'ha affrontato come l'ha affrontato, penso, tutta l'Europa. Ci siamo chiusi per 4 mesi. Poi sono riniziate le lezioni con molte restrizioni, quindi supporti di plastica, queste divisioni, eccetera, eccetera. Parlo personalmente. Io sono stato molto pazzo in questa storia, nel senso che sono stato con allievi malati di Covid,
senza saperlo, ma non molto prudente, però è sempre andata benissimo. E quando appunto è arrivato il momento, diciamo, in cui le misure si sono un po' rilassate, io non ho più posto problemi, barriere. Ho preferito veramente stare vicino ai ragazzi perché avevano molto bisogno di praticare la musica, di stare vicino a me. Quindi sono stato, credo, abbastanza generoso in questo periodo. Forse ho rischiato un po'. Ho avuto il Covid dalla Spagna perché sono arrivate le studentesse spagnole in Erasmus che mi hanno portato un po' di Covid, ma è stato leggerissimo. Il conservatorio ha tenuto un regime molto, molto stretto, molto. Adesso mi sembra che tutto si è molto rilassato, quindi dovrebbe, speriamo che sia il momento buono. Un'ultima domanda. E cosa può dirci delle sue ultime classi magistrali del repertorio vocale a Oviedo? Allora, devo dire che quest'anno, anche se Begonia, tu mi avevi già detto, no, guarda, devi avere tanta pazienza, amore, in realtà sono molto contento delle persone che ho incontrato, nel senso che i ragazzi, tutti nel loro specifico, sono appunto persone che ascoltano, che hanno voglia di fare. Insomma, io ripeto, la mia classe di Oviedo, forse la prima in cui sono venuto, ero più timido. Non In lo questo so, ero momento no. più timido. Questa volta mi sono sentito veramente molto accolto e quindi forse lo ero anche l'altra volta, ma ho potuto essere più me stesso e, insomma, e sono molto contento di quello che vedo umanamente. Poi il mio lavoro, insomma. Grazie per Prego. tutto.